Hello, hello, hello. Buongiorno Tracy, buongiornissimo. Per la condivisione. Dormito stanotte, ma sì, dai, un po' poco, però sì. Voi come state invece lì a casa? Tutto bene? Siamo lì che ci fissiamo. Dai, togliamo sta musica. Dormito fino alle 8:30, poi mi ha chiamato mia nonna gridando. Ma come? Bastardo!
puzza un pochino questo. Live al mattino, puoi far nevicare fino ad agosto? Ma Nico, guarda che sto andando live tutte le mattine ormai, non so se hai notato. Tutte le mattine siamo in live così, perché tanto ho detto, faccio schifo comunque. Che mi frega andare live la mattina che faccio schifo di mattina io? Tanto, in ogni caso. Vabbè, tranquillo. Lo sai che dovevo farlo, frate. Non faccio così schifo, ma li visi i miei capelli in questo momento? Adesso sembro un fauno, praticamente. Sembra uscito da un film di fantascienza. Margli, mi ha salvato. Marie. Sì, vabbè, ho dato assist a tutti in pratica. Il mio Lodi proprio in open. Ovvio. Bene, non è neanche così brutta come posizione. Poteva andare di peggio. Sono uno accanto all'altro, un braccetto. Io ho perso il mio Lodi. Che bello. Sì, che bello. Chi cazzo è che spara quest'ora? Ma ragazzi, disturbate. TikTokino, guardalo qua. Guardalo qua com'è convinto. Fortissimo. Grazie per la condivisione con questo profilo. Doppia condivisione! Doppia della potenza! Cazzo di capelli c'ho qua? Così almeno sembro quasi normale. Comunque mi sa che vado a mettere gli occhiali. Anche se faccio schifo con quegli occhiali. Meglio di me sicuri, ma da visto. No, non sono da visto, sono da computer. Sono quelli con le lenti gialle filtranti. Cioè, aiutano un pochino col bruciare gli occhi. Da quant'è che non vai dal barbiere? Allora, Nico,
Questi capelli qua staranno lunghi fino alla fine dell'anno, se non di più. Devo ancora vedere fino a quanto mi arrivano lunghi. Il barbiere, non lo so. Volevo vedere un attimo anche la barba, un pochino. Cosa riesco a fare? Perché se guardi qua, io ho sto punto qui che non si attacca. Attacca sotto. Ma non qua. Quindi adesso vediamo in questi giorni come va. Buongiornissimo comunque, Abbo. E tra l'altro salutate il mio brufolo Billy. Il mio gigabrufolo. Che ci fa compagnia anche oggi. Pronto? Oh, mi sa. Non è questa scelta così per sport. Sono quei avvenimenti in cui da un momento all'altro ti viene voglia di provare a vedere come stai. Singolo, niente fratellone. Non mi vuole invitare, non mi invita. Buongiorno Neon. Vuoi assomigliare a Rambo? Eh beh, sarebbe un'ottima scelta. Vabbè, ma Rambo c'aveva solo i capelli lunghi, no? Barba più o meno. Vedere a 33 anni non gli cresce la barba in tutta la faccia. Io che se farsi il piazzetto non ti dico che mi ha I don't risposto. know what this is, Quelli but che li avrebbe it's kind of hot. usati. Belli ricci qua sotto, capito? Oddio, che cosa uscina che sarebbe? Chiulo, chiulo. Buongiorno Marius. Marius, chiulo. Me ne è un culo. Quindi c'è culo, culo. Attenzione in alto! Chiudo un occhio. Ah, è qua sotto. Non mi vedi e non lavora. Ma come? Qua nessuno di noi due meritava la kill, direi. Ah, faccio un cazzo. Bastardo.
Cioè, ma cosa mi uccide? Martina, mi stanno uccidendo questi a me. Aiuto! Mi stanno uccidendo quelli che sono l'apoteosi della nabbagine. Dimmi che là c'è il mio cecchino. Non c'è il cecchino. Dai, andiamo a rischiarcela. Andiamo a prendere sta cassa inutile. Non esisto. Sono un sasso. Mark target for airstrike. Richiesta ricevuta. Attacco a grappolo attivo. Ehi, Alessio, Giorgio, Mara, ma quanti cazzo siete oggi, mamma mia! Quello voglio. Vabbè. Quante ne so? Quante ne so? L'ho tirato sul loadout. Mamma mia, dovete proprio. Sapete cosa? Pure italiano l'ho preso. Vabbè. Mi spiace per te, ma eri il mio bersaglio. Ti stavo stream sniperando. Chiunque tu sia. Il gioco di ieri sera? Mamma mia, sì. Ieri abbiamo giocato a SOT, Sea of Thieves. E dopo ho giocato The Mortuary Assistant. Devo dirlo, è veramente carino quel gioco. Certo, uno dei problemi secondo me è che, vabbè, va a serate, quindi può sembrare ripetitivo se ripeti lo stesso evento due volte. Però c'è veramente tanta roba. Mentre Sea of Thieves, ragazzi, cioè io ho sclerato ieri sera, ho sclerato. Non ce la facevo più a giocare con quei pirla. Bastardo. Non stavo guardando. Se attacchiamo con le altre barche è divertente. Sì, quello dovremmo provare arena, però è più divertente così, Marius. Se provi arena ti diverti un po' di più, che è la modalità fatta apposta. La modalità arena è quella dove proprio è nave contro nave, che vi sfasciate a vicenda. Quello potrebbe essere carino. Io l'ho giocato, non è fantasticissimo, perché alla fine è un po'. Problema di Sea of Thieves è che ci sono delle cose che devi saper fare prima di giocare in competitivo. Cioè, in competitivo, nei combattimenti con le altre navi, ok? Io vorrei prima che tu, Marius e Foggy imparaste a giocare veramente. Perché non vivete per nulla. Cioè, ve lo dico, io e il mio amico con cui abbiamo fatto arena, non si sopravvive neanche tipo 5 minuti senza morire. Ok? Devi imparare a giocare, devi imparare le meccaniche più semplici e poi devi imparare quelle meccaniche. Come slidare quelle robe lì, cioè nel senso è l'equivalente dello slidare in COD. Devi imparare quelle piccole cose che ti danno un leggero vantaggio, ma neanche un vantaggio assurdo, perché poi stai zitto, sto parlando con la chat. Rompicoglione, vabbè, fine. Per me è chill. Lo so, però se vai a giocare nell'arena e non hai le basi,
No, mi metto lì ore, ci faccio 2 ore, punto. Sì, ma infatti, ma io ti sto dicendo, prima fai un attimo di missioni, fai tipo il viaggio inaugurale, che è quello che ti insegna come si gioca. Fai tutte queste cose, piano piano, ti danno anche un sacco di robe, tipo il viaggio inaugurale, se non ricordo male, ti danno anche vestiti, come appare la nave, tutte quelle robe lì, l'estetica della nave, ti danno di tutto. Fai quello perché ti insegna proprio le basi per giocare, poi... facciamo un po' di missioni, che c'è anche la storia è veramente bella. Io vorrei farvi fare la storia perché mi è piaciuto un sacco. Et quoi, mon cœur? Allo. Mal au ventre? Pas la mort? How you doing? Oh! Mais qu'est-ce que t'as? Bien. Neon. No, perché hai messo quartetti? Oh, tombe avec qui encore là? En body Dovrei paint. fare coppie? Oh Beh, ci stava. no. Allez, hop, t'amuse. Ma dopo vuoi far coppie def? Ma sì, ma facciamo questa veloce tanto. Almeno non siamo toxic. Like, buongiorno. How's it going, guys? Andiamo laggiù. Sì. Sì. Tutti nella zona sicura. Il gas si avvicina rapidamente. Sopravvivete per farvi schierare i caduti e accumulate punti perché tornino più in fretta. C'è un soldato nemico. Uccidete. Complimenti. Grazie. Bersaglio identificato. Andiamo laggiù. Grazie per il like. Car cioè, questo non mi ha nemmeno colpito, ma ha ucciso. Io che ne so gioco, guarda. Questo dove sta andando con la macchina, scusatemi. Sto facendo il giro. Oddio mio santissimo, che deficiente questo, figa. Ammazzato.
Spostatelo per favore. Ce n'è un altro per te. Va bene. Sapere che ho fatto ieri sera dopo che ho visto la live, sono andato a cercare qualcuno che portasse il gioco del bicchino, l'unica che teneva che faccia messo un'ora e passa per fare la primissima signora, volevo prepararmi in anticipo per farti le critiche per altre mi sono dormente. Questo già sapeva che ero qua. Ecco. Oh, vabbè. Insomma, se hai capito che non... Ha ripreso la macchina l'imbecille. Che non è un gioco del cazzo. Mi spiace. Oh, li eliminati. Quelli della macchina. Sì. Ma c'è un altro team, mi sa, eh. Un nemico ti dà la caccia. Sopra. Grazie per il like. Bonghino. Ehi, Maracolo 50 stelle, attenzione, iniziamo subito. What? Perché mi è arrivata ma non mi è arrivata? What? Vabbè, non muori però. Bravo, sei fortissimo. Madonna, che schifo. Per voi. Ecco il bersaglio. Pare sì che membro della squadra in rientro. Prendi sti soldi. Della squadra in rientro. Nemico qui. Ce n'è un altro, ce n'è un altro, ce n'è un altro. Sta arrivando. A terra il cecchino. Vai in domo. Tef, c'hai munizioni per il cecco? Che non usi? Ah no, no, ce l'ho io, ce l'ho io. Posto, posto. So come pilotarlo. Sorry, not sorry. So come pilotarlo. Il gas vi è quasi addosso. Un cazzo di nulla, munizioni, niente qua. Cioè. Ma... what? Bene, io ho finito le colpi per il cecchino.
Io ne ho tre, quindi. C'è un soldato nemico. Ma scusa, porca vacca. Autonomia UAV esaurita, rientro alla base. C'è una marea di soldi. Da prendere una cassa a te. Dio caro, non ci credo, sono caduto sotto. Dove sei, Tef? Sotto, 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 ma stanno camperando, non andare, non andare. Non andare là sotto, figa, all'inferno. Quella roba può tornare utile. Se il gas vi raggiunge! Gente sotto di me. Indico le coordinate da raggiungere. Massima attenzione. Il nemico ti sta dando la caccia. Me ne vado di lì perché mi serve una munizione qui sopra. C'è gente là dove hai visto il ping. Merda. Cavacca. No, no, te, no, te. Cazzo, l'animazione è! Terti pusha! Ma proprio adesso mi devono suonare il campanello, Dio caro! Porco di! Chi è figa? Chi è figa? Faceva sapere che ero qui. Non riuscite a restare? Te riesci a restare? Ci hanno visti! Com'è, no. Com'è possibile sta cosa? Fammi capire! C'è uno davanti? Sinistra? Mamma mia, Neon, ti prego! Certo, no, mi faceva ridere come vi siete seguiti tipo traccati malissimo entrambi. Al piano di sotto, al piano di sotto, alla finestrella. Ce n'è uno lì. Vai, vai a dargli una mano. GG. Arrivo subito. Yes. Vabbè, usciamo tanto come fai. Ah no, mi ha invitato lui. È vero che mi ha invitato lui. Mi ero dimenticato di questo piccolo dettaglio.
Guarda, mi viene solo da piangere al pensiero di quello che hanno appena fatto. Mi hanno Cosa hanno fatto? lasciato, hanno consegnato. Ah, c'è anche Mara. Mi ha scritto adesso. Hanno consegnato un TV, ok? Non grande, Sì. ok? Un TV piccolino. Però sempre un TV. Come pensi di appoggiarlo, quello su cui c'è scritto TV? In piedi, in mezzo al cortile, in piedi. In piedi, per lungo. Su, co una colonna ci ha messo giusto Neige. Questo qua. La lascia lì davanti al cancellino e se ne va. Ti pare normale? Ah, oh, ma Cinisi ha messo il like e non c'ero e non l'ho notato. Oh, povero Cinisi. Io ho invitato Mara, ma... Ah, che... Ah, ora che non si è rotta. No, no, era ancora in piedi quando sono sceso. Comunque tu di riguardabile quel fight lì, ma con Serpentino sono tutti buoni, figa. Poi se lui fa lo sborone con il cecchino, cosa devo farci io? No, ma dico, state facendo giro giro tondo, sali sopra la cassa. No, che cazzo me ne frega. Sì, ma Mara, mi hai detto ci sono anche io, ti sto invitando, mannaggia. Non mi arrivano i tuoi inviti. C'è anche Dan, Riesci a invitare cazzo, te? non è. Non ce l'ho. È sul. È nel reggimento, in teoria sì. Come si chiama? Matteo Mara. No, mi sa che non c'è. Io non lo vedo. No, non Ma lo vedo forse non neanche. è nel reggimento. Boh. Ci sarebbe anche Dan Katz, che mi sa che non è con tuo fratello. Aspetta, provo a entrare da Mara. Sì. Oh! Mara! Oh, ok, minchia. Ehi, non mi arrivano i tuoi inviti, cioè proprio Oh, zero. ok. No, magari si era buggata la tua lobby, capito? Vabbè. Niente, sono io Anche le buggato. altre volte. C'è Anche le altre Code che volte mi odia. provo a invitarti, niente. Ti arrivano i miei inviti né niente. Riguardo la live, provo a invitarti, niente. Aspetta, faccio una roba. Rimuovi amico e invia richiesta. Magari fixa. Sì, come l'ultima volta che mi hai rimosso e poi non mi hai più rimandato la richiesta, Mi porca sono merda. dimenticato di tutti. Ogni volta che rimuovo qualcuno. Sei una merda. Tu stai zitto. Sei maleducato te. E tu sei rispettoso. Quando Non vuoi, cambiare, sarta raga. pure, Aspetta, Mara. Sì. Settimana scorsa mi hanno portato una macchinetta del caffè, non mia, io perché non ero a non casa. Mi so chiama il corriere e mi se chiede se arriva. qua non c'è il pacco in cortile. Io sono un cretino. Aspetta, Neo. Sì, un attimo solo. Come quando Se mi hanno arriva lui. consegnato i pezzi per il computer, che ho avuto la brillante idea io di assemblarmi il mio computer. E mi dovevano consegnare dei pezzi. Corriere arriva. Apre il cancellino, guarda la distanza che c'è fra il cancellino e l'uscio, ok? Che È troppa sono distanza, te lo 3 lascio lì. metri. L'ha lanciato. Ha lanciato un componente di un computer. Io È questo giusto qua così. figa. Cioè, lo vorrei legnare, Dio Vai, vai. caro. Lo vorrei Vai, legnare. Omar. Sì, vai, vai. Però ho fatto la scelta giusta, tipo, conosco uno dei corrieri che lavora per quell'azienda, io ho detto, avvisa il tuo caro collega Compare. che se lo vedo ancora lanciarmi un pacco lo faccio licenziare. Perché non volevo fare la roba che va alle spalle alle persone e gli dici, guardi, il suo corriere è un coglione. Cioè, non imparano nulla così, si incazzano e basta, ok?
Se invece gli chiedi di essere, di avere un pochino più di tatto, infatti adesso è molto più gentile questo. Mi manca il mio vecchio corriere, però era proprio simpatico. No, ragazzi, quando soprattutto ti compri te le cose con i tuoi soldi, quando vedi qualcuno che la tratta in una maniera del genere, cioè per me è un incubo. Cioè, io appena ho visto il pacco farsi quei 3 metri di volo, ho visto bianco, non vedevo più nulla. Proprio stato di shock. Mi hanno tirato una flashbang praticamente. Guarda, è stato orribile come cosa. Come quando mi hanno portato il PC a casa, minchia. Volante. Com'è fermato? Trovo la partita. C'erano due corrieri bravissimi da me, ora non ci stanno più, ma ci sta questo che vuole lanciare i pacchi. Sì, ma infatti. Ma una roba che ho apprezzato tantissimo è quando mi è arrivata tipo la scheda madre, che me l'ha consegnata una di quelle aziende di consegne proprio minuscole, un po' mezze sconosciute. Il corriere mi ha chiamato per chiedermi se andava bene che me la consegnasse fra tipo 10 minuti. E mo molte persone mi hanno detto che questa cosa gli darebbe un sacco fastidio. Io preferirei mille volte che il corriere mi chiamasse quando sta per arrivare il pacco, sinceramente. Perché al massimo gli dico no, può ripassare fra tot tempo. E magari se è su strada lo fa. Ma così mi sembra un po' brutto, cioè nel senso che la gente. Poi ciao Amazon che non deve cooperare con tanti di quei corrieri, perché qua in Italia non ha, nella maggior parte delle città non ha il proprio servizio di trasporti. Quindi le consegne di Amazon sono consegna oggi, quando, fascia oraria, dalle 8 alle 8. Grazie. Quindi non si sa quando arriva. Risposta che era di fretta. Hai silenzio. Stai Basta zitto. scherzare. Inizia la vera battaglia. Spagnolo maledetto. Nemico in arrivo nell'area. No, vabbè, dai, per i pacchi pesanti però sono sempre stati stragentili, mi hanno sempre portato dentro la porta pure. Anche perché ogni volta che apro vedono me e dicono che te lo portiamo noi il pacco, dai, prima che spacchi qualcosa. Per forza. Ritorno. Tu stai Sei peggio di uno zitto. stecchetto. Stai Beh, sei zitto. peggio di uno stecchetto, Ma su. stai zitto. Sono in forma a modo mio. No! È caduto Gesù! Mamma mia, ho 4 kill in 30 secondi! Altro che Persian! C'ho full team lì. Di me, due. Sto arrivando,
È arrivato un altro sopra il tetto, eh? Sì, sì. Ce n'è un altro sotto. Arrivano dietro. Attacco a grappolo nemico in arrivo nell'area. Sono al piano di sotto. Aspetta. Sotto, 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 l'altro sotto. Mio pixel. Yeah. Ma sta pushando da dietro? No. Raga, 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 da me, braccato. Bra! Mamma mia! The fucking savior. Ce n'è un'altra lì? Vediamoci qui. Dietro, Sì, sì, è dietro, dietro. L'ha visto? Nice. Davanti? Davanti a me? C'è sopra la nave. No, da dietro anche. Sì, 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 l'ho visto. A terra, a terra, a terra, non so come ho fatto a prenderlo. Sopponibile. Gli altri due sono quelli della nave. Da. Su di me è rotto. Nice, cazzo. Fuuu. C'è anche il loadout qua. Sì, ho visto. Mio. Aspetta. Dove tiro? Qua sopra, dai. C'è gente qua davanti a noi? In teoria no. Ma sì, dai, andiamo così. Allora, andiamo a fare questo fuori safe. Facciamo prima questi qua. Davanti. Questi qua le tende? Sì, sì. Toccato in fondo. Mi pushano da dietro. Porca troia. Una delle tende dall'altra parte, Mara. Due tracce, sei la preda di un team nemico. Vabbè, ho capito, raga, io non mi posso muovere. Da dove ti sparano? Da sopra, dalla casa della torre. Vai adesso. Qualcuno ha piastre? Sì, sì, io. C'è un cecchino sopra la torre, proprio. Porco... Dai, però figa. Da dietro. Davanti, dalle casette, dalle casette. Dalle casette davanti. Devo aspettare le piastre, vaffanculo. Nemico in arrivo nell'area. Un altro per terra. Meta marcata. Arrivo, Mar. Raga, mi arriva della roba, eh? Sì. Qua davanti. Qua, eh? Qui, eh?
Ma raga, c'è gente anche dietro, eh. Oh, madonna, oh, me. Dio carissimo! Merda, c'avevo il bombardamento in mano. Craccato a te. Fatto. Oh, oh, qua davanti. No, le... prendimi la mia arma. No, te. Sono dietro di loro. No, 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 no. Aspetta. Sì, sì. Perché io, non me l'ha chiamato, figa? Non era ancora spawnato. Ce l'ha chiamato noi. Piastro. Pieno, pieno. Elicottero. L'ha lanciato, eh? No, è da stronzi così comunque tre, sì. Attacco a grappolo alleato. What? Io raga non posso venire oltre. Che cazzo di arma è quella roba lì? Ma gli altri sono qua. Ma gli hai tirato il coltellino quello elettrico? Sì. Ah, ok, ho detto figa, buongiorno! Sono qua gli altri, compagni. Buongiorno! È one shotissimo. Ciao! Ecco gli altri. Ce n'è uno a fianco. No, 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 Trudy. Scusate, era arrivata Trudy. Ma come ha fatto a prendermi che ero lì, non lo vedevo, lui non mi vedeva. Ma cosa vuol dire? No, mi sono impigliato. Il gas vi è quasi addosso. Ma vaffanculo, dai. Apri la cassa, te. Loadout. Stavano avendo su anche gli altri, occhio. Sta arrivando un nemico. Uno è sotto di me. Da sotto arriva me. Sopra di noi. Potrebbero essere sul tetto. Neon restami, Mara copre il buco. Ehi, non mi resta. Ehi. Ehi, non fare scherzi, cowboy. Ehi. Copriamo questi dietro. Non capisco. C'è gente sul tetto o no. Oh, qua davanti uno. Due. Uno a terra. Sì, comunque c'è gente. Maga sul tetto, sul tetto, figa camper di merda. Questo cosa, che arma c'ha? Un mitraglione, Dio caro, un mitraglione, no, ovvio. No, questo ce n'è uno. Ce n'è uno che c'ha il coso, eh. Ce n'è uno che c'ha il come si chiama? Il lanciapuffi. Il fall. No, ce n'è uno che c'ha il fall. Beh, raga, giocate insieme. Andate a fightare adesso, stanno fightando loro due. È craccato. Ok, perfetto. Ci abbiamo tempo. Ci abbiamo le maschere. Sotto di te ce n'è uno.
Camera. Arrestato uno. Allo shop qua dietro di te. Li vedi crossare. Mara. Aspetta, 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 aspetta. Lascialo qua. Ce l'hai là davanti. Mara. Attacco aereo su questo punto. Di precisione alleato. Attenzione. Così ti prende, bro. Sì. Mi sparano. No. Che sparo. Bravo Mara, bravo, bravo. Non mi fa far gioca di nuovo. Fai quinta, quinta, tanti rettegni. Madonna. Bella giocata comunque. Sì, vabbè, questi qua erano i camper, quelli che c'erano sopra il nostro tetto. Dei traiardoni. Warzone Series. Che se lanciavo il bombardamento sulla collina. Porco. GG, GG. Camper di merda, figa, spero che vi caghiate addosso. Quanta cattiveria in questo. Quanta cattiveria. Oh, vabbè, dai, hanno giocato bene, c'avevano il vantaggio del tetto. Ma comunque a un certo punto lui era in piedi davanti allo shop, non so perché non gli hai sparato. Non... ero concentrato quelli di qua. Ah, ma non c'erano, erano sui tetti nella casa accanto. Perché se sentivi stavano già sparando a quelli dello shop. Allucico. Beh, basta, bella, basta che non ti incazzi. Hai fatto... minchia, hai fatto il team da solo. Minchia, ne è una malapena, fa un nemico da solo. Stavo per dire di me stesso, ma poi mi sono ricordato che posso anche flammarti. Ma vai a cagare, vai. Oh yeah. E io comunque mi sto rompendo i coglioni di tutte ste pagine che adesso stanno sponsorizzando a destra e manca qualsiasi cazzata. Minchia, Instagram ragazzi è diventata una roba orribile. Le pagine più famose, quelle che un tempo postavano dei contenuti, non dico interessanti perché erano contenuti di merda, giusto per intrattenere, adesso non fanno altro che sponsorizzare questo, che sponsorizzare quello. Adesso c'è sto faccia di merda che ha pagato tipo tutte le pagine per fare ste pubblicità orribili dove la gente dice sì, guadagno anch'io 2000 euro al mese grazie al tuo metodo. Non è vero, non è vero, vivi sotto un ponte, sei ricco di famiglia e dici sono diventato ricco. A me mi ha inviato un messaggio un mio amico che gli avevano rubato il profilo, che me l'ha detto dopo, io ho risposto, questo qua praticamente con... ho schiacciato un link di un video, no, e mi ha rubato l'account di Instagram. Ecco, ragazzi, una cosa che ho insegnato a tutti. Quando vi scrive un amico, vi manda dei link così, scrivetegli sempre un punto di domanda. Ok? Perché quelli che mandano i messaggi sono bot, ok? Non rispondono se tu gli rispondi. Loro mandano messaggi a tutti i contatti. Gli mandi il punto di domanda, c'è cioè il classico video tipo ehi ma sei tu in questo video? Quello lì era uno scam. Era un video. Sì, era un video normale. Cioè, che lui mi manda sempre video stupidi. Ho guardato e non era un video. Cioè, non so, è entrato dentro il mio profilo, buono. Sì. E guarda, ai tempi c'erano dei metodi su Steam assurdi. Perché su Steam c'è sta cosa che Counter Strike
È un gioco con un mercato al suo interno, ok? Tiro più forte come per bombarda, bombarda su di me. Sì, sì, venite sotto, venite sotto. Oh, c'è un altro. Non c'ho munizioni, Dio caro. Finito le muni, porco di. Sì, l'arma, l'arma degli scemi, il PPSH senza in hipfire. Dio caro, non devi neanche mirare. Vabbè, stavo dicendo, su Steam c'è un mercato dove tu puoi comprare e rivendere armi, un po' come criptovalute o valute effettive, ok? Perché queste skin di Counter-Strike, ma anche di Dota, per esempio, possono andare a valere anche tipo 10-15 mila euro, ok? Cioè ci sono delle skin che hanno dei valori assurdi. E la cosa è che tu puoi scambiarle o venderle nel mercato di Steam. La gente preferiva scambiarle perché in questo modo non perdi soldi, perché non vengono tassati. Quindi cos'è che facevano? La gente poteva inviarti un link dicendoti... questa è la mia offerta, magari il link sembrava quello di uno screenshot, quindi tu ci cliccavi sopra e automaticamente ti prendeva tutto dall'account, in un secondo. Tu cliccavi un link e potevi perdere migliaia e migliaia di euro. C'è gente che, tra l'altro l'altro giorno, è stato fatto il colpo più grande mai fatto nella storia di Counter-Strike. Provate a sparare quanti soldi sono stati rubati a un account solo. Spara una cifra altissima, cioè altissima nel senso, bella alta. E se una skin può valere dai 10-15 mila euro, cosa gli ha rubato? 50-60 mila euro? 6 milioni. Quanto? 6 milioni. Vuoi sapere cosa hanno hackerato? Un sito di scambi. Sono riusciti a entrare nel database di questo sito qua e hanno preso possesso di tutti i bot per un valore di 6 milioni di dollari. E lì sì che viene il crimine. E sai qual è il bello? Che Steam di per sé, quando vieni derubato di queste cose, cercano di aiutarti, di recuperarti gli oggetti. Ma se tu sei un sito di scambi, non puoi richiedere indietro i soldi per una cosa che tu stai facendo illegalmente, diciamo. Perché i siti di scambi teoricamente sono illegali. Sì, praticamente sì. Cioè non è che sono illegali. Steam non ti difenderà mai da transazioni con questi siti, ok? Sì, perché quindi... è una loro piattaforma. Esatto. Quindi se questi qua gli hanno fottuto 6 milioni di dollari e sti cazzi, non fanno più nulla adesso. Sì, comunque io ho scritto a Instagram per farmi aiutare, tutto. Non ti danno una mano. Niente. No, non... Ma va. No, ma in queste situazioni non possono farci nulla in realtà. Cioè, te lo posso dire, il tuo account è andato. Ma più che altro perché... Sì, sì. Cioè, l'hanno anche già venduto, te lo dico. Lì davanti. Guarda quel ratto di merda camperato. Ce n'è uno al scrivania, al piano terra. Di tetto piccolo. Uno l'ho fatto, Dio caro, figa, ho visto. Questo qua mi ha ucciso col lanciamissili. Guardo dietro di me e c'è un piccolo ratto qui. Spunta guardalo, solo alla testa. Guardalo. Sfigato di merda. Sono in due dietro la scrivania. Adesso ce n'è uno solo. Oh, sono in due. Sono dietro la sono tutti dietro la scrivania, ste merda, guardali. Uno è sì, tutti e due lì. Adesso uno è uscito. No, non c'è munizione. Figa, che cazzo di divertimento sarebbe stato. Wow.
un'arma. Stava tornando dietro la scrivania, ragazzi. Sì, sì, cioè, assurdi questi. Ci abbiamo i soldi, ma ciao, non ce li abbiamo mai nella vita i soldi. Grazie gioco. Non so cosa ho preso. No, ce l'abbiamo, venite, venite qua. Gancio. Tommaso. Uè, Dorelito. Buongiorno. Hanno fatto drop davanti a casone. No. Lo facciamo, andiamo a casone? Che schifo. Hanno attivato l'antenna qua sopra. Sopra di noi? O qua sopra o su Prison. No, mi sa che su Prison, mi sa che su Prison. E su Prison. No, no, è la nostra. Vabbè, andiamo a tende. C'è gente qua? Eh sì, perché ho fatto lo down. Buongiorno, proprio sì, infatti. Sì, dai, tutto bene. Di me, raga, datemi una mano. Questo qua figa l'uomo nabbo, guarda. Lo sapevo. Sì, vabbè, dai. Livello 1000, mira, spara, mira, spara, mira, spara, mira, spara. Perché non sa giocare. Roito umano sei. Ecco questo. Sono ancora lì a camperare la mia cazzo di roba. Mio caro. Terra 1. Merda. Ultima qua. Tema. No, ma non camperi te, eh. No, non camperi. Ah no, non era camperato. Scusa, ma non si è sentito un cazzo. È la mia impressione. Io pensavo mi fosse spuntato dalle casse accanto. No, da sinistra, guarda, però dai. Lascia stare, hanno preso il control. Ma che palle però, figa, guarda, guarda questo. Guarda questo, guarda questo sfigato di merda. Dai. Guarda figa, stirati del cazzo. E uno sul mio cadavere ce n'era. Adesso quello lì sta puntando all'Oddi. Ma ovvio. Craccato. C'è gente da me. Io ne ho fatto una adesso, ma... Mi hanno scassato. Arriva, 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 Tef, arriva. Help! Mi sparavano da dietro, tra l'altro. Sì, via, 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 vieni, vieni, vieni. Siamo fottuti. Sì, abbastanza. Vabbè, avvistato. Davanti, davanti. Attenzione, amico. Come ha fatto a non morire questo? Ma io non c'ho un cazzo. Aspetta. Frag out. Scappato. E è scappato verso su. Yep. Bisogna di qualsiasi cosa. E
piastre. Godo. Godo come un riccio, grazie. Bombardamento di precisione nemico. Sopra. Casse in arrivo, c'è una nuova zona sicura. Arriva. Più di uno, eh. Sì, due sì, team. Un 4. Aspetta raga, aspetta raga. Teneteli lì. Ho fatto una cagata, ma l'ho sparata anche da fuori. Madonna che laserata. Vieni via, vieni via, vieni via. Una craccatissima. Ma io sono un foto. Prendimi. Prendi le piastre. Grazie. Tornati alla normalità. I rinforzi sono in arrivo. Mi piace ragazzi, ma è intelligente per loro. Ce li abbiamo davanti, eh. Cioè me li pinga davanti, eh. 10 metri sopra il tetto, mi sa. Ma sopra il tetto non ho visto nessuno. Oh no, qua, qua. Dai però basta di campionare sul loadout, figa, fate cagare! Siete delle merde! Raga, un attimo telefono. Sì, serpentina. Dietro Tef. Oh, l'ho visto. No, mi si fa fuori. Ci sono altri due qua a sinistra. Dietro di me, porta. Terra uno. Sono alla finestra. Raga. Finestra, finestra. Throw one. Ah beh, non erano scarsi alla fine. Non può camperare. Sì, ha fatto. Guarda che ha fatto un bel spray transfer ha fatto, molto bello. Buongiorno Welder. Spera che condizione. Vanno a fare mamma. E io sono. Ehi, Giorgian. Yo! Buongiorno, grazie per il like. Come andiamo? Ma il signor Dorelito ha acceso? È qua per giocare? Non lo so. Nemico in arrivo nell'area. Sotto attacco.
Fium. Inizia la vera battaglia. Siamo lontanissimi da Cotto. Lo vogliamo andare? Cosa? Non lo so. Per me potremmo anche farci un bel prison bello aggressivo. E poi prendiamo il drop in cortile. Sì. Sotto? Nei bagni? Prison? Vai, andiamo nei bagni. Giù alle docce là. Facciamo la scalata. Alla base, alla cima. Ne ho craccato uno, eh. È scappato. Che ridere, cazzo. RS. Sopra a destra. Terra uno. Uno qua. Davanti a me, davanti a me, raga, raga, davanti a me, sto restando. Non ho fatto il tempo. Va bene. Iii, fuori. È scappato. È una balestra. Sta pianta qua mi ha fatto caccare. Buono. Ci abbiamo un sacco di soldi, dammi. Me la rischio io, Mara. E il tetto com'è? Sopra ci sono io, ma non c'è nessuno, mi sa. Dai. Porco schifo. Ma che mi è caduto sotto. Sì. No, da dietro. Morto. Su di me è rotto. Ha missato il coltellino. Io sono vissuto. E anche oggi si vive. Yeah. Ok. Possiamo fare anche un UAV. Lo fai te? Raga, torno sopra. Ah, c'è una cassa muni lì. Sì, ce l'ho anch'io. Va bene. Andiamo intanto. Ci hai fatto tutto il giro per fare sta roba qua? No, pensavo tiraste la cassa muni. Ah. Oh! C'è sta con la sub! Il ritorno! Attenzione! Anche questo mese è confermato, c'è sta con la sub. Ci sono dei loadout qua davanti, Mara. Sì. Cosa ne pensi? Qua, due. Cosa ne pensi, Tam? Sembra... nemici! Ma perché a me? Bersaglio in vista. Cioè, c'eravate tutti voi, ha ignorato... vi è passato tipo davanti a tutti? Ma scusate, la mia stordente perché non funziona? Me lo spiegate sta cosa? Devi uccidere anche mamma criminal. Io sto spawnando, resisti un attimo, te lo pingo adesso. Dai, ma vaffanculo, va. No. Una dietro. Qui.
Engaging shooter. No, ma scusami. Coglione, sta roba qua. Oh. I watch it. No! Mi ha insultato un po' la mamma, però vabbè. Cose che capitano. Scemo. Si tratta del mestiere. Ma quella puttana di tua madre che fai bocchino. No. No. Eh no, sto cazzo. Devo stare zitto. Mara, il tuo coso è qua, eh. Bombarda su di me. Non ci credo. Ma cosa? E io no, guarda, io non ho parole. Devo ricaricare. Sono in due. Dio caro. Ti sculati di merda, figlio. Stalker del cazzo, Scusa. Ce l'ho fermato. Dimmi un attimo. Cioè, a quello di prima gli ho tirato la stordente in faccia. Gli ho tirato in faccia la stordente. Non ha fatto una piega. Io mi sono fatto quei due lì. Poi ero senza piastra. Ok. Ci sono. Per un pelo sì, guarda. Ma lì bombarda, mi ha ucciso. Sì, ma era su di me, ma io ero vicino. Non so dove cazzo l'ha lanciato sto bombarda. Infatti mi sono spostato apposta, ma... Con la live censurata alle 12:30, perché? Hanno già censurato? Madonna, ma questo ci va alla precisione di un tostapane. Bayern Monaco ha vinto 7-0. Onesto. Il Milan ha pareggiato. Milan è scarso. Oh, ma quanto era soddisfacente quel il gol che ha fatto il Milan. Non tanto bello, roba del genere. Soddisfacente il suono. Non so se l'hai sentito. Si è proprio sentita la stecca sul del palo. Se non l'hai visto... Ho visto. Sì. Come quello di Caravaschelia ieri col Napoli. Non l'ho visto, ha fatto anche lui un bel toc. Ma lì, tum! Porca troia, ragazzi, ha fatto un gol che la metà basta, Cioè, secondo me sono quelle situazioni dove il silenzio nello stadio rende tutto ancora meglio. Cioè, tu da un momento all'altro senti un TUM fortissimo e un gol. Ed è una di quelle cose, secondo me, che ti fa venire proprio il cazzo duro. La madonna. No, è il gol di palo traversa dentro è bellissimo, secondo me. Pensavo ti citassi per altre cose, ma... A me non piace nemmeno il calcio, questo è il bello. È la geometria che mi eccita. Ok, facciamo che io vado. Ciao ragazzi, è stato un piacere. Buona giornata.
Vado avanti. Vado avanti, raga. Bravo. Oh, brutto buchi, non mamma. Ah, che camper del cazzo. Questo ha aspettato, anche questo ha aspettato che mi restassi solo per confermarmi. Sì, sì. Erano in due merde umane lì a fissarmi. Bombardamento di precisione nemico. E io scappo. Datemi una mano, amici! Mara dietro di me! Chiama la polizia! Arriva, arriva, arriva! No, non c'era. What? What? No, roito di merda! C'è la gente giù alla barca, noi non abbiamo l'oddi né nulla. Andiamo a vedere se la barca hanno fatto loadout e magari cerchiamo. Hanno fatto loadout qui davanti, raga. Davanti cosa intendi? Attende. Ah, sì. No, armi da spara da lontano. Sono là dietro. Uno là davanti a me. A sinistra, quello. A sinistra. Oh, grazie. Vado. L'altra parte della nave. Ah, ha preso il... Helicopter. Quando mi date se faccio una roba tipo... Bam! Vabbè, vado a lootare questi qua sotto. Magari. Sì, ciao. Vai, ma guarda qua. Voilà. Ce l'abbiamo. Ce li hai? Sì, sì. Vai, ti rilascio qua, te. Arrivo. Mi preoccupate che Brambo ci pensa. Ho anche UAB, guarda. Bravo, dopo buttala, ti prego. Cassamoni. Tef, ti odio. Il cavo, dai. Il cavo, non ti lamentare. Io non mi ricordavo del cavo. Gente, mi ricordavo assolutamente del cavo. Tiro UAV adesso. Io sto laggando, raga. Figa, che nervoso ste cose qua. Io sono craccato. Uno messo giù. Ce n'è uno craccato dentro la tenda, eh. Sto mi sparando da sopra. No, finiti i colpi. No, step. Beh, aspetta. Ce n'è uno da me. Ma quello da là. Ratto del cazzo, figo. Con la granata. Coglione. Ma
sparato dalla torre, ma ci sparava a caso. Questo è livello 17 base. Anche prima, questo gioca con l'M13 e l'MP5, ragazzi, come funziona sta cosa? Sarebbe più che facile dar fiducia ai centrocampisti della Juventus giovani, ma cazzo crescono, non lo so. No. Neon, se sei scherzo non è colpa tua, noi ti vogliamo bene noi stessi. Quello la chat te lo dice. Scusa. Ti stavo ignorando in modo... in modo esagerato, dimmi adesso, scusa. Niente, c'è... Wilder che ha scritto Neon, se si scherzo non è colpa tua. Perché abbassi la voce, figa? Neon, se sei scarso non è colpa tua, leggi la chat, porco dio. Ti va bene? Stai calmo, tranquillo, non ti agitare. ti spacco la faccia, cugliolo! Vuoi le botte? Ma era un'affermazione che serviva una risposta o posso semplicemente ignorare Wilder? Ma fai il cazzo che ti pare! Madonna, ma ti devo anche dire cosa fare? Cioè non lo so. Mamma mia, oh, ogni cosa ti devo dire cosa fare, mamma mia. Guardate la gente che ci ha accolto, per favore. Oh. Io sto andando a prendermi i soldi, favore. Infatti. I miei soldi miei, gna. Eh no, c'è già qualcuno, mi sa. Vabbè, andrò. Spara questo, dai, però. Guarda, ce n'hai uno sopra. Sì, anche dietro, son pieno. La gente c'è. Sì, vabbè, dai. Sì, taglia sniper TV. Vieni del cazzo, va camper di merda! Camper schifoso. Eh?
Tef, Tef, sì. Tef in teoria avrebbe dovuto fare il loadout visto che ha preso la sacca dei soldi. No, non l'ho presa. Me l'ha rubata davanti agli occhi e ho ucciso quelli che l'hanno presa. Ma non mi ha lasciato abbastanza soldi, come puoi ben vedere. Anzi, non mi hanno proprio lasciato soldi. Pensa ad avere un team così di merda. Povero Mara, non ha fatto nulla di male. Solo che c'è in squadra lui, quindi devo insultare anche lui. Per proprietà transitiva. C'è un buco qua. Secondo... No, non c'è... No, per favore. Vabbè, vedo un buco, provo a centrarlo, scusami, non faresti lo stesso? Lo sapevo! Guardali! Guardali, mio Dio! Capper del cazzo! Mio! Mi sono dimenticato di prendere le muni. Craccato quello sul tetto. Sta arrivando un nemico. È atterrato un altro stronzetto qui. A quelle finestre? Ah, sul tetto. Al cecchino. Ma quasi quasi faccio così io. A terra quello sul tetto. Gambare sono date. Easy. Oh, il tostapane, quello bello. Ma... Che cazzo è? Ma da dove? Intanto c'è un tizio volante là. Sì. Adesso questo qua gli arriviamo in tre addosso, belli. E veniamo addosso? Stai dicendo? Costumato. No, no, gli andiamo addosso. Sì, certo. Sentite. Scostumati questi. Che team di sporcaccioni. Qua c'è questa, se volete prenderla su. Qua sono. Sono sopra di te, eh. Occhio, All'altro è tornato sul tetto là in fondo. Voglio provarlo questo. Atterrato. Spinghetto. Il posto di guida è mio. Sì, vabbè. Il terreno. Sul là sopra, me lo pinga lì sopra, Mara, sopra di te. Sì, sì. Vabbè, io sto farmando kill grazie a quel tizio lì che sta camperando. No, ma guardate che sto camper di merda, figa, che palle, però. Dai, però, basta. Throwing stone. Caramba. Merda, l'ho craccato. Ma sta pushando. Un team nemico ti dà la caccia, sopravvivi. UAV nemico attivo. Basta però, raga, non è possibile qui sotto, dai. Figa, che rottura di coglioni. Ha quittato. Tutti a camperare sul loadout. Prechitto! Spacca coglioni. C'è ancora un po' di robot, ma dai.
No. Sì, sono là sopra che camperano le merde. Su di me. È lì sopra, raga, ve l'ho pingato, L'ho visto? È, la, è in cima della scalinata, qua a destra. L'ho visto. È rotto sopra la scalinata. La passerella, raga. E io, raga, ho dovuto prendere un paio d'armi. Chiudi la cazzo di bocca. Fatto. Che nervoso, figa. Sono sopra il tetto, eh. Io salgo da fuori. Hanno perso le tue tracce, sei al sicuro. Ti servono i muni? Io no. Sono a posto. C'è un cecchino sul tetto. Sì, l'ho visto, sulla torre. Sì, sulla torre. Vabbè, mi avvicino. È sceso, mi sa, No, ancora lì. Ma ha messo anche il palo mobile, raga. Tranquillo, so cosa devo fare adesso. Tanto la cassa di muni, spreco tutte le munizioni. Sì. Uno alla porta qua da me. Due alla porta. Raga, alla porta. No, raga, sono saliti anche. No. Vai via. Non salite la palla, funi. Oh, che bombarda. Qua stanno restando. Sono lì dove c'è la fune, eh. Sono in due, lì dietro. Lo sta restando adesso. Lo sta restando. Ce n'è uno qua. Vabbè, raga. Cazzo devo fare. Io ne faccio ancora cazzo una. Cazzo di camper. Sì, anche io. Faccio una e poi... Oh, cucina qualcosa, stronzo! Doveva andarci il Daniele, quindi. Chi cazzo doveva già andarci il Daniele. Parla con lui anche. Doveva andarci il Daniele. Stai zitto. Quanta ignoranza in un solo uomo. Porca vacca. Quanta ignoranza in un solo uomo. Ma sentilo questo che parla, figa. Madonna. Cioè, è lì che dici quanta ignoranza. Mamma mia, è stupido come una capra. Vai, uomo. Ecco queste stelle. Se gli dici così va in bagno, fa uno stronzo, te lo cucina, occhio. Ma che schifo, abbo, dai! Ciao, Welder, comunque. Salutiamo Welder, ciao, Welder. Ritorno al suo perché. Dai, questa si deve vincere.
obbligatoriamente. Senza se e senza Mara. Iniziamo bene. Stronzo, 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 stronzo. Ok. Grazie. Parte piccola, ce n'è uno, eh. Si va a caccia. Ok, è andato giù. Uno mi sembra che è atterrato sopra il tetto. What? No, no. Mi ha tolto l'autoress anche se mi hai restato te. Non è possibile. Ah sì? Sì, guarda. Ho dovuto riprendere. Andiamo al lobby comunque. Sì. Dietro. Cos'è questo? Compagni sono alle tende. Ragazzi, abbiamo da fare un loadout, eh? Aspetta che faccio così. Oh madonna. UAV in sorvolo. UAV nemico attivo. Mark target for airstrike. Fa così un attimo. Attacco in corso. Oh, what the fucking shoot! Vado, 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 veloce. Sta restando? Arrivo. Su di me, su di me, su di me. È rotto. Mi pushano. Traccato. Arrivo, 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 arrivo. Anche da dietro. Raga, venite! Io ero qui. Mi hanno pushato da dietro. Ciao Tressi. No, lascia perdere, lascia perdere. Però te lo puoi fare tanto. Da poi ho preso da un quaderno. Ah sì, è vero. No ragazzi, non si usano gli A4. Cassa piastre. Fuori, 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 fuori. Merda. Scappa, 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 scappa. No. Lo blocco, vittorità. Vabbè, non muori. Vabbè, spawnato. Muori mai. Muori mai. Perfetto. 5 secondi devi sopravvivere. Ce la fai. Qui non l'ho detto, cazzo. Io sono qua sopra. Qua ci sono le armi di questo, se volete. Sì, sì, io sto qua a campare un po'. Aspetta Mara, aspetta Mara. Il piastro? Qui mi sembra pulito, raga. Porca vacca. Pensa che mi ha sparato. Il cecchino. Oh, nell'altra parte. Qua nell'altra casetta di fronte a noi proprio. È appoggiato lì alla finestra. Non lo vedo più.
Craccatissimo. Arrivano gli altri. No, questo è mio questo. L'avete preso? Occhio, occhio, sopra, sopra, sopra. A terra, sopra. Ci dovrebbe essere il bombardo, a confermarlo. Ok, me l'ha confermato. Ecco, adesso guardiamoci un po' intorno, raga, mancano... Oh, raga, raga, qua. È qua nella casetta. Ti hanno preceduti. Sopra il tetto. Ce n'è uno sulla torre. Ho visto, è sceso. Ma non è passato. Un altro qua. Prova a pushare. Raga, gente che sta scendendo, Sta scendendo verso il control. C'è gente che è scesa verso control, raga. Sopra, casa qua accanto. Questa qua davanti a me. L'ho visto. Dov'è? L'ho craccato. È sopra il te. Ah, ok, devi scendere, devi scendere. Oh, ne uno qua davanti. Sulla rampetta davanti a me, raga. Sì, sta andando su, è andato su. No, oh, c'è chi, non ci credo. Arrivo, arrivo, Mara, arrivo, Mara. Non so se mi confermo. Ma confermo. Uno, metto due. Dov'era? Sopra la rampetta. Su di me è rotto, non ha vita. Nice throw. Come è sopravvissuto? Ma sta laggando. Ma tanto è morto quello. Ricordo insieme come funziona? Questa partita con 0 kill. Ma 2000 danni, 0 kill. Per giocare con me basta che tu sia follower. Non so. Gioco con tutti i follower. Principalmente coi sub. Soldi, soldi, cazzo, soldi. Dimmi che parli con me, dimmi. No, non ti sento. Ce n'è uno qua, Dimmi. Non ti calma! È uguale per me! Mi siamo anche aspettare! Non dovevo andare alle poste a mezzogiorno! Ho capito, aspettava! Servono colpi assalto. Devo riprendermi il loadout. Ci provo. Ce li ho io se vuoi colpi assalto. Perché state salendo? Ho preso il loadout per fare il carico mossi. Vabbè, te li davo io. Bobo, posto. Andiamo dentro control. Vabbè, prendete un attimo control, io mi gioco un attimo sta safe qua. È salito uno su prison. E su prison è pieno di gente, raga. Sì, sì, ma infatti mi gioco la safe apposta. No, ma sì. Sono qua, dentro. Ma ha visto. Aia. Uno da destra. Uno da destra qua sopra di me. Sullo shop. Sceso sotto di voi. Un tiratore. Sta mirando anche voi ragazzi da tetto, dietro gli alberi, non lo vedete?
Riuscite a restare velocemente? Raga. Dammi i soldi, Mara. Dove vado io? Oh, c'è chi? Vabbè, poi, poi! Vabbè, Questo cazzo di camper di merda! Tranquilli, dai. Vai, quitta, basta. Quitta. Sì, vado. Che tanto stacco io adesso. Allora, ragazzi, grazie per le partite. Ci vediamo. Grazie a te. Su. Ciao. Abbiamo ancora qualche minuto. Potremmo guardare un attimo un po' di clip. Visto che abbiamo ancora qualche minuto. Una clip di ieri che forse Cesa si è perso. Cesa, tu ieri ti sei perso le clip, vero? Quelle belle. Madonna, quella live di ieri sera. Ci sono state delle robe assurde, adesso vi faccio vedere. Hai visto che hanno partecipato a Hogwarts? Ma era ovvio, stanno facendo un gioco più grande di loro. Perse, dai, guardiamo velocemente quel clip prima di chiudere. Facciamo così. Facciamo, apri clip. Setti. Facciamo così. Facciamo un attimo questa mossa qua, così vedete anche la mia webcam. La metto qua in basso. Ok. Non mi ricordo, ma qua c'è un jumpscare? Ma non mi pare qua ci fosse un jumpscare. Qualcuno vede un simbolo da qualche... È il 7 culo ancora! Devi prendere il bigliettino. Grazie. Non mi ricordo perché qua c'è una clip allora. Il 7 culo. Che è sta clip? Però in questo caso è una Z culo. Christian, grazie per il like. Il 7 culo poi, comunque. Io Cesa non ho paura, te lo dico fin dal principio, non Ah, c'eri qua. Per ingannare. Dobbiamo finire questo. Sto bene. Non ho nessun problema, non ho paura di niente. Non c'era niente in sta clip, che cosa vuol dire? Ma scusami. Che era sta clip? Quello che io mi ero perso e che poi mi hanno fatto notare. Ma prima? Aspetta. Mi hanno fatto notare dopo, in post, che questa cosa me l'ero persa. Questa scena qua. E prendiamo... Dimmi un secondo. Arriva. Io non ho paura. Perché non ho paura? Io non ho paura. Cosa devo fare? Engage pump. Ok, devo attivare la pompa. Ah vabbè, qua mi ero cagato in mano per... Mi piace quello, mi sono perso. Lo vedi il tizio all'uscio in cima qua? Guarda qua, dove piace. Ieri sera mi sono perso questa cosa qua. Il bello che mi fanno è passato uno. Sei un infame. Che gioco è? The Mortuary Assistant. È uno di questi, è un horror che porterò quasi tutte le sere ormai, perché mi sta piacendo un sacco. Forse anche stasera, se torno presto, lo porto sul tardi, così è molto più interessante. Sì, ma ci sono dei jumpscare che a me hanno fatto stracaccare sotto, tipo... Questo, che nessuno ha visto mentre in questa scena qua. Solo io ci avevo fatto caso, poi. Co. Dai, mi puoi lasciare in pace?
Ah, qua tra l'altro non si vede quello che sto cliccando io, che ci penso. Ah, aspetta un attimo, dammi un secondo. Tranquillo, Cesa, non ti disturba più adesso. Ok. A posto? No, ragazzi. Dammi un attimo, voglio anche vedere se mi ha bannato perché. Mi sembrava fasmofobia. È tipo carino, perché è molto randomica come cosa. Va bene, dai. Oh Madonna, ma questa qua, ma sì, ma che cazzo, ma guarda te, figa, ma ti pare normale? Addio cane. Banda dallo streaming. Ma ti pare una cosa sensata sta cosa qui? Ma che cazzo? Ah, fatemi vedere. Non so se. Tema, ragazzi, la sto bannando da mo. È da mo che continuo a bannare questa qua, ma. Dio caro. Che fastidio. I moderatori sono andati. Sto leggendo classiche stronzate. Sì, ma ragazzi, ma questi profili qua non riesci neanche a bannarli. Ci ho già provato. E questo è il problema. Mi fa girare i coglioni queste cose poi. Dio caro, ma ti pare normale? Ma dimmi te, figa. Ti giuro, non è bannabile perché non è un profilo questo. Non è un profilo, cioè nel senso, non me lo segna nemmeno come profilo esistente, questo è il brutto. Cioè, da mo' che continua a bannare. Oh. Sì, poi sono la persona vicina. Sì, ma lascia stare. La mia ricchezza è qualcuno che crede in Dio. Dio cane. Possiamo segnalare. Voi segnalate come spam, tanto gli segnalo, gli bloccano l'account, figa. Ma poi, Dio caro, ma che cazzo vuoi da. Ma sta entrando in una live di. Ma guarda te. Entra nelle live così a scrivere queste cose. Ma poi che cazzo. Con chi casca queste cose? Nelle live di gioco, capito? Voleva farsi un giro a Radio Maria. Sì. Ma poi sai qual è la cosa brutta? Probabilmente non è nemmeno lei. Cioè, nel senso, sarà la classica situazione dove l'hanno rubato l'account e spammano questi messaggi qua. Che ci puoi fare, poverino? Se è lei invece vai a cagare. C'è sempre qualche imbecille, Massimo. Ma poi scusami. Sei sul mio WhatsApp, ma se non sai nemmeno cos'è WhatsApp. Io da cielo non posso fare nulla. C'è sempre qualche imbecille, Massimo, ragazzi, ma. Lasciamo stare, lasciamo stare.
Intanto è più divertente così, nel senso, vedi le cazzate che arrivano a scrivere ogni tanto. Però, bello, ci sto facendo la collezione dei messaggi del cazzo. Quindi non vi preoccupate. Cesare, devi seguire la via del Signore. Ah, vediamo se esiste tra l'altro sto. La donna intoccabile dal ban. Madonna. Profilo creato 16 minuti fa. Sì, ci credo che è imbannabile, ragazzi. Poi una franco-californiana viene in cerca di credenti in Italia. Vabbè, a fine mese li vogliamo rivedere. Fine mese vedo se riesco a recuperarli tutti. Perché sì, è un bot, ragazzi. Ma infatti spero funzioni quel metodo che esiste da un po', che blocca gli account che potrebbe creare. Dovrebbe lavorare su IP, però cioè, non si sa mai, capisci? Il problema è quello. Il problema è che quando creano questi account qua in 30 secondi, poi di solito cambiano IP, quindi è praticamente inutile fare questa roba qua del ban. Abbiamo capito che sei cattolico, ma non far venire la tua gente qui. Intanto è arrivato Orazio. Da quant'è che sei qui, Orazio? No, comunque, ragazzi, non riesci neanche a bannarli perché non sono dei profili veri, ok? Sono andato anche sul suo profilo, ho creato 16 minuti fa. Quindi, tempo di entrare in una live, spammare ovunque. Scrivere cazzate, ragazzi. Se volete scrivere al suo numero, mandate. No, cazzo, non scrivete neanche. Non scrivete quei numeri lì, assolutamente. Perché ti rubano pure le mutande che hai indosso, ok? Tra l'altro, ho notato io che ho questo bel tastino con scritto pausa durante le dirette. Durante le pause, la tua trasmissione continuerà a essere in diretta. Quindi, io posso mettere una pubblicità come sulle altre piattaforme. Bello. Cazzo, il giorno che mi osta mio fratello faccio partire una da 150 secondi per farmi quei 2 euro con cui posso andare a bermi il caffè. Considera che mi sono alzato 10 minuti fa. Che sorpresa, Orazio. Com'è la mia fronte così luminosa? Madonna, ragazzi, guardate il segno del cappello. Oh! Sto scrivendo tutte le live aperte, sicuro. Sì, ma noi avevamo provato a fare un bot del genere, non per rompere i coglioni, ma per vedere se c'è un limite, c'è un modo per cui ti possono bannare, ok? Cioè se facendo una determinata cosa ti bannano, se ripeti le stesse frasi, queste cose così. No, ragazzi. Non c'è protezione contro i bot, non c'è ancora nessuna protezione contro i bot, perché il problema è che ci sono persone che scrivono ripetutamente la stessa cosa. L'avete visto su Facebook, se scrivete la stessa cosa più volte venite silenziati o segnalati. Ma questo succede dopo un pochino di tempo, perché comunque deve capire se quello che hai scritto è troppo o no, o meno. Giuseppe, grazie per il like, comunque benvenuto. Come andiamo? Stavamo chiudendo la live e stavamo parlocchiando qua un pochino. Cioè, un bot su cui stavano lavorando volevano vedere quante cose può fare prima di essere bannato. Non l'hanno ancora bannato. E sappiate, non è un bot per truffare, non è un bot da vendere queste robe qui. No, era un test per vedere. Non si può fare un cazzo. Non si può fare nulla, ve lo dico. Meglio tardi che mai, allora. Lo so.
Però ieri Giuseppe ti sei goduto una bella live. Io sono in pausa pranzo ora. Guarda, stasera tra l'altro Giuseppe, forse faccio ancora live sul tardi per The Mortuary Assistant. Quindi stasera sul tardi facciamo ancora quella bella live, quella bella ignorante come ieri. Vi può interessare, ragazzi? Quelle da Facebook sono un po' campione, non sempre ti becca. Sì, adesso, cioè, all'inizio mi ricordo che la gente ci veniva a scrivere dicendo: mi hanno bannato perché ho scritto ciao o buongiorno in tre live. Ok. Questo perché? Perché Facebook semplicemente rilevava i messaggi ripetuti più volte, solo questo. Non rilevava magari qual era il messaggio che tu hai scritto, che magari è un messaggio innocente come questo. Magari è un messaggio non troppo innocente come Welder, scusa se ti contatto, ma io credo che tu vivi, che credi in Dio e quindi ti lascio tutti i miei soldi. Sono su GTA, vengo a vedere. Oh, bravo, bravo. Sono proprio la cazzo di cane. Ma adesso ho visto che non bannano più comunque per i messaggi ripetuti, o sbaglio? Cioè, è una cosa che ho notato che non c'è quasi più. Sono contento, perché vuol dire che probabilmente stanno sistemando quello che prima era il problema. Va bene, dai. Adesso possiamo pure chiudere live. Quindi, ragazzi, noi ci salutiamo qui. Ci vediamo prossimamente con una prossima live. Come sempre, ragazzi, un bacio e un abbraccio dal vostro Brambo. Fate i bravi, fate i buoni. Ci vediamo forse stasera sul tardi. Vi scriverò, ragazzi, in giornata. Oggi pomeriggio non ci sono perché ho due call abbastanza importanti, quindi vi farò sapere. Un tempo vi avvertimenti, adesso li provo a spammarli, ok. E niente, vi farò sapere, farò un post stasera per avvisarvi se ci sarà live o meno, va bene? Ciao ragazzi, ciao a tutti. Un bacione.